Audio microfono Ok, allora Partiamo Cambiamo Eccolo qui Ok ragazzi, però mi sa che eh, questa scena Oggi non ci era serve quella Era quella dell'altra volta Sì, questa era quella dell'altra volta Quindi togliamo tutto Togliamo pure gli zombie Che non ci servono più Questo è il counter Togliamo tutto Togliamo tutto Ok ragazzi, ben ritrovati ancora una volta con le lezioni di S2 Engine in italiano. Oggi faremo una cosa molto particolare. Mm, mi sono messo d'accordo un po' con uh, Playgame IT, Michael eh, e abbiamo deciso di proporvi eh, la creazione di un piccolo giochino che Michael aveva già realizzato eh, Proprio per imparare a usare Game Machine qualche tempo fa, e quindi lui mi ha, mi ha proposto questa cosa, mi ha detto Fabio perché non facciamo quella stessa cosa che ho fatto io così è stata utile per me, magari è utile anche per i ragazzi della live. Ho detto va bene, ok. Chiaramente io no, non ho visto il giochino, non, non so come lo, lo, lo ha creato. Me ne andrò per un'idea, mi, mi ha descritto un po' com'era il giochino me ne andrò per un'idea ma in ogni caso lui è qui quindi se è qualcosa mi suggerisce ok ragazzi allora innanzitutto eh, devo fare una premessa e cioè che eh, ho caricato questi due cubo e sfera questi due modelli che potete trovare nella cartella di default eh, di s2 engine magari eh, in chat eh, Michael pu puoi in chat mettere Il percorso Per eh, Ho una descrizione su come andare a prendere questi modelli sì. Perché in effetti eh, Anche se io comunque A breve farò un altro piccolo aggiornamento Perché voglio sistemare questa situazione Cioè questi eh, modelli Li voglio mettere in una, in una cartella In un pacchetto di base Che lo carichi e ce le hai perché molto spesso servono eh, Perché al momento si trovano Dentro una cartella di default Dentro S2 Bisogna andarli a prendere E copiarli dentro al progetto Quindi Michael vi scriverà ho... una piccola descrizione Su come fare questa cosa e Nel frattempo noi partiamo Ok <coughs> Diamo per scontato che abbiamo Fatto questa piccola operazione Di andare a eh, a, 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 a copiare questi modelli dentro a una cartella del progetto che sono questi due qui: questi modelli qui, cubo e sfera. Poi oggi possiamo usare uno dei due indifferentemente. E, eh, ah, innanzitutto eh, spieghiamo, eh, diciamo, in che cosa consisterà questo giochino. Allora, è molto semplice, avremo un cubo una sfera che eh, in modo randomico cambierà colore, diventerà una volta blu e una volta rossa. Quando, se noi premiamo il tasto sinistro del mouse quando la sfera è blu, eh, incrementiamo il nostro punteggio. Se invece premiamo eh, il mouse quando eh, la sfera diventa rossa, esce il game over. Okay. Tutta questa cosa la faremo eh, con Game Machine Ovviamente questa è un'idea molto semplice di gioco Che però può essere estesa E molto probabilmente faremo delle aggiunte nelle prossime lezioni Fino a creare un, un bel giochino Diciamo anche eh, divertente Comunque oggi cominciamo con questa cosa qui Allora innanzitutto Quello che ci serve è eh, Il cubo o la sfera eh, Che sarà nel nostro caso una custom entity perché scegliamo una custom entity scegliamo una custom entity eh, perché le custom entity sono eh, oggetti che eh, possono essere cioè non fanno niente di particolare sono oggetti vuoti ma hanno tante potenzialità possono essere animati possono muoversi perché eh, ci sono in S2 ci sono oggetti che si possono muovere, eh, che, che hanno la fisica, eccetera, e oggetti statici. Siccome eh, diciamo, la nostra sfera dovrà avere eh, un game machine all'interno, la nostra sfera il nostro cubo dovranno avere un game machine all'interno che dovrà gestire eh, il cambiamento di colore, eh, abbiamo bisogno di un oggetto dinamico e quindi scegliamo la custom entity, che è un oggetto dinamico vuoto e ce lo possiamo configurare come vogliamo. Ok, quindi clicchiamo su Custom Entity in, in Create e clicchiamo nella scena. Abbiamo una Custom Entity. Io premo premendo la barra spazzatrice potete cambiare il gizmo, quello che io chiamo gizmo per spostare, scalare o ruotare, ok? È un, è un modo per fare le cose più velocemente. Ok. Adesso, eh, questi qua sono i parametri della nostra custom entity. Dobbiamo darle uno di questi due. Faccio scegliere a voi. Che cosa volete, il cubo o la sfera, ragazzi? Dai, cominciate a darmi qualche segnale: cubo o sfera? Facciamo un sondaggio. Cubo o sfera? sfera. Chi, chi è che va per la sfera? Cubo? Ah, niente. Just, just. just Luca, Cubo. Ok. Gli altri, forza? Andiamo avanti, ragazzi. La retta just che è sempre qui presente. Eh, ok, allora il cubo vince Just. Okay. <ride> vince just ok. Allora adesso trasciniamo quindi il modello del cubo qui e abbiamo il nostro bel cubo. L'abbiamo trascinato nel, in, uh, nel, nel parametro modello model uh, della custom entity, ok, e adesso abbiamo il nostro bellissimo cubo ora. Adesso ehm, abbiamo detto che questo cubo deve cambiare colore. Per cambiare il colore al cubo possiamo scegliere tanti approcci. Possiamo creare un materiale e cambiare il colore del materiale, per esempio. Quello che però scelse Michael e che scegliamo stasera è invece quello di cambiare il materiale, cioè di creare un materiale rosso e un materiale blu e poi tramite game machine cambiare il materiale da rosso a blu, da blu a rosso in modo randomico, ok? Quindi cominciamo a creare eh, i nostri materiali. Allora, innanzitutto io direi di creare una cartella apposita New Folder per il nostro giochino, diciamo, gioco semplice 1. Ok, creiamo una nuova cartella. Gioco semplice 1, perfetto. E qua dentro andremo ad inserire tutti gli asset eh, che vogliamo utilizzare nel nostro giochino, a parte i cubi, il cubo e la sfera che io eh, ho preferito inserire in common perché eh, tra un po' il prossimo aggiornamento saranno in common quindi lasciamoli lì. Ok, per creare un nuovo materiale, tasto destro nella cartella new material, questo lo chiamiamo rosso e facciamo il materiale rosso, poi new material blu e abbiamo il materiale blu. Ok, perfetto. Allora adesso li configuriamo. Il rosso deve che diventare E poi, comunque, russo. i ragazzi possono scegliere qualunque colore. Sì, sì, vabbè, potete scegliere ovviamente i colori che volete, è diciamo indifferente. Abbiamo scelto rosso e blu, semplicemente perché ci piace rosso e blu. Possiamo fare anche rosso e verde, giallo e verde come volete voi, ok. Quindi lasciamo tutto com'è perché tanto a noi non, non interessa questa cosa. Interessa solo che cambi il colore, il colore lo, lo possiamo cambiare qui in layer colors, diffuse color, cambiamo il colore diffuso. Questo cos'è? È rosso? Ok, la facciamo diventare rosso. Salviamo, vedete che l'icona si aggiorna. Abbiamo il materiale rosso. Adesso andiamo a configurare il materiale blu. Diamo il colore blu al materiale blu. Un blu diciamo che si capisce perché. Ok. E adesso salviamo e abbiamo il materiale blu. Ok? Adesso... Che cosa dobbiamo fare? Eh, Michael, tu gli avevi assegnato già il materiale al cubo? Già dall'inizio? Sì. sì. Ok, allora assegniamo Io avevo materiale. lasciato un materiale da, di default, a dire la, la verità. Uh, vabbè, no, io ho io creato gli ho... Un, un materiale neutro. Perché così all'inizio uno non poteva subito cliccare con il mouse, avevo pensato. Ah, Comunque okay. gli si può anche lasciare cioè, un... C'è un timer che lo fa partire? Sì. Ah, e poi diventa su... ok ok, okay vabbè. game machine cambierà il colore okay, fargliare okay, okay. da default a rosso o da default a blu, allo okay. start. Allora, eh, quindi abbiamo creato i nostri bei colori. Salviamo così che okay, non si sa mai. Salvate sempre, ragazzi quando fate queste cose, eh? perché comunque non si sa mai, ok. Adesso eh, dobbiamo creare il nostro game machine, giusto? Da agganciare all'entità. Ah, innanzitutto, facciamo un'altra cosa. Cominciamo a creare la telecamera che andremo a posizionare davanti al cubo Giusto? Eh sì Ok, quindi andiamo in Other objects Altri oggetti E creiamo la nostra bella telecamera La posizioniamo in modo tale che Vedete, con questo tasto io vado a eh, Ruotare di 90 gradi È un modo per fare le cose più velocemente Ok, qui se io voglio vedere se sto posizionando bene la telecamera, posso cliccare qui. Queste qui sono le telecamere eh, diciamo che ci sono nella scena. La nostra è la camera 1. La default camera è quella lì dell'editor. Quindi adesso c'è la default camera, possiamo visualizzare la nostra camera. Nascondiamo i markers. Ok, la camera sta più o meno qui. Potrebbe anche andare bene, giusto, Michael? Sì, importante che si veda il cubo. Importante che si veda il cubo, ok. Ma al massimo la possiamo avvicinare un pochettino. Sì, andiamo tanto po'... alla fine questa poi sarà, stiamo creando un minigioco, la base di un, un gioco che può essere anche già giocato così, che poi se sì. piace l'idea si potrà evolvere, ragazzi. Esatto, lo evolveremo, quindi... possiamo fare un sacco di cose, insomma. Sì, okay. e poi da così comunque imparano già, hanno imparato in questo poche cose che abbiamo fatto come si crea un materiale come si crea una camera e come adesso si crea game, sì. ah, no, game machine adesso vediamo come si crea, come si crea adesso un game machine ok questo rimettiamo i marker perché se sennò... no eccolo qui questi qua sono i marker vabbè l'abbiamo già visto mi sa l'altra volta vabbè comunque ok creiamo un game machine new fsm perché il game machine è una finite state machine ok quindi creiamo il nostro game machine, come lo vogliamo chiamare? Lo chiamiamo... Eh... Come lo vogliamo chiamare? Tu come... No, tu non l'hai chiamato new, <ride> hai fatto una cosa... Sì, sì. Come molto... lo vogliamo chiamare? Lo chiamiamo... Anche player, perché alla fine eh... è l'azione che farà il cubo Player? Io direi gestore, gestore, colori, no? Sì, o colore? <ride> allora facciamo gestore... Questa poi colori. il nome comunque è una cosa che va, varia molto in persona in persona. Sì, sì, vabbè, è chiaro, è tutta una cosa che, Decidete che poi con andare avanti, modo. loro si troveranno magari meglio chiamando la player. c'è cioè chi si trova meglio chiamando chiamarla colore esatto? Non è che. Va bene così, ok. New perfetto. gestore i colori. Ok, adesso la prima cosa che dobbiamo fare dobbiamo agganciare questo game machine al nostro cubo. Quindi andiamo in... Ah, una cosa ragazzi, A avete fatto l'update di S2 perché questa qui è la versione nuova che ha i game machine multipli. Quindi questo parametro nella vecchia era FSM e qui è cambiato in game machines. ok. Comunque ho aggiornato il manuale in inglese, il nuovo manuale l'ho aggiornato con la descrizione di questa cosa. Vabbè, poi insomma uh, Michael metti un link al manuale così sì. se lo possono vedere ok uh, quindi adesso an andiamo ad associare il game machine al cubo e inseriamolo in game machines ok adesso il nostro cubo ha il game machine per editare il game machine possiamo o premere tasto destro sul cubo e andare in game machines, gioco completo, gioco semplice 1 eccetera eccetera, game machine, questo qui, game machine 0 e andiamo, questo qui è il... Uh, io lo chiamo graph viewport, sarebbe la viewport del grafo del game machine, ok? Da quest'altra parte ci sta... Uh, ci sono tutti i settaggi eh, per gli eventi, gli stati, le animazioni, le variabili, eccetera, eccetera, che poi vedremo. Ok. Allora, innanzitutto creiamo il nostro primo stato in Game Machine. Tasto destro nel, nella viewport del grafo, add state. Allora, come lo chiamiamo? Io in genere il primo stato lo chiamo sempre standby. Vediamo insomma, ok. Ehm, che cosa farai in questo stato, Michael? Tu come facevi? Allora, io in questo stato ah, prima, roba. ho creato una variabile dove si salvava una, un numero che comunque, come che dobbiamo far scegliere casualmente o il colore blu o il colore rosso, dobbiamo avere un numero io ho fatto da cioè che massimo è 100, se è minore di 50 è un colore, se è maggiore di 50 è un altro colore. Ok. Questa è la partenza dove io ho cominciato. Quindi eh, diciamo nel eh, in questo primo stato io ci vado a mettere qualcosa di randomico? No, ancora no, giusto? No. allora, in questo stato ci ho messo get random int. Per dare un valore randomico. Ah, quindi già hai inserito preso... una okay. Quindi abbiamo inserito Inseriamo nella variabile un valore randomico. Okay. Allora, questo... sì. Quindi creiamo una variabile e la chiamiamo colore, giusto? Eh sì, come l'ho chiamata io. Ed è una variabile intera perché noi andremo a scegliere, ci sono... quelle ci sono due action, una che ti dà il randomico di un numero in virgola mobile e un'altra che ti dà il randomico di un numero intero noi scegliamo il randomico del numero intero. Ok, quindi aggiungiamo un action che è, facciamo una ricerca rand, get random int, vedete ci sono due, get random float mi dà un numero in virgola mobile, get random int mi dà un numero intero, quindi decidiamo prendiamo questa e qui abbiamo valore minimo 0, valore massimo 100, quindi questa funzione, questa action mi darà un numero compreso tra 0, un numero intero compreso tra 0 e 100 e la inserirà in l'output andrà nella variabile colore che noi abbiamo creato okay. prima salviamo il game machine possiamo anche mostrare adesso quando sì, me... sì, aggiungiamo sì, adesso, la funzione. adesso possiamo anche mostrare scusami possiamo mostrare che la variabile verrà aggiornata ah sì sì adesso sì, esatt esattamente quello che volevo fare. Eh, adesso che cosa dobbiamo fare? Allora, se lo facciamo partire adesso non succede niente, ragazzi. Io adesso lo faccio partire, non succede niente. colore è 0, ma è sempre 0, ok? Non viene aggiornato nulla. Perché? Perché eh, i game machine per partire devono ricevere un evento esterno. Allora, vi spiego. Quando parte un game machine, eh, il sistema, cioè S2 Engine, invia a questo game machine un evento che si chiama evento start, proprio per dirgli vai, parti. Quando noi andiamo a fare il game machine, noi dobbiamo ricevere, dobbiamo ricevere questo evento start. Siccome viene dall'esterno, eh, l'evento start viene ricevuto come, con una transizione globale. Quello che io chiamo transizione globale. Le transizioni globali sono: vengono rappresentate nel grafo del game machine come una eh, combo box eh, arancione sopra allo stato, cioè qui sopra. Per aggiungere una transizione globale, basta che si fa tasto destro sullo stato, add global transition, e qua posso scegliere l'evento tra quelli disponibili l'evento che, eh, ehm, che voglio eh, processare con una transizione globale, cioè l'evento esterno che, eh, che proviene dall'esterno e che quindi voglio andare a catturare. Okay? Nel nostro caso, siccome il sistema S2 Engine, che quando parte il Game Machine, invia l'evento start a tutti i Game Machine, quello che devo andarmi a prendere è l'evento start. Se in questo caso quindi, il nostro game machine adesso funzionerà perché ricevendo lo start da, da S2 Engine, parte. Okay? E ve ne accorgete perché adesso, quando io vado a fare play, questo stato diventerà verde. Divent avrà un um, diciamo un contorno verde. Significherà che il game machine si trova in, que in, in quel momento in quello stato. Adesso quando vado a fare play. Uh, aspetta, ho detto che si è bloccata la live. Giusto. Ah, ok. E, e fin dove sei arrivato? Just. Infatti, si è bloccata di nuovo. Si, sa. si è bloccata di nuovo? Aspettate eh, un attimo, io. magari provo a chiudere eh, un po' di cose. Così. Ha detto che ora funziona. Comunque tu chiudi per sicurezza. Sì, adesso chiudo un po' di cose, ragazzi, perché sennò. Eh, siamo troppo pieni di roba, eh, allora. iniziamo eh, a spegnere un po'. Giusto a che punto eri tra la spiegazione? A che punto eri arrivato, Giusto? Ah, si è trattato di pochi secondi Vabbè, rip ripetiamo il, il concetto della transizione globale allora abbiamo detto che eh, s2 engine cioè il sistema s2 engine invia eh, un evento start a tutti i game machine nel momento in cui questi game machine eh, nel momento in cui un oggetto viene creato un oggetto che contiene un game machine nel momento in cui viene creato e inserito nella scena S2 Engine invia, un, invia al Game Machine di quell'oggetto un evento start. Per catturare questo evento start all'interno del Game Machine dobbiamo creare una transizione globale, cioè si fa add global transition, questo qui compare eh, diciamo questo, questa combo box arancione sopra lo stato e noi possiamo scegliere qual è la transizione, qual è l'evento che dobbiamo catturare con questa transizione globale. Allora eh, faccio una premessa. Che cosa sono le transizioni globali? Le transizioni globali, cioè gli eventi globali, sono quegli eventi che, indipendentemente dallo stato in cui mi trovo, io posso ricevere. Abbiamo detto, abbiamo parlato nella prima lezione del concetto di macchina a stati finiti. Che come funziona? Che se io mi trovo nello stato X e ricevo l'evento y allora mi sposto nello stato z se l'evento x non è presente in quello stato quando arriva l'evento x io non passo nello stato z cioè l'evento che mi fa cambiare da un, che mi fa passare da uno stato all'altro deve essere come dire locale a quello stato cioè io devo prevedere che in quello stato Posso ricevere determinati eventi se quei determinati eventi in quello stato non ci sono, cioè io non è previsto che per esempio sto camminando, cioè l'evento eh, mi tirano un pallone in faccia, per esempio, ok? Se eh, io quell'evento lo vado a vedere come un evento locale, come una, una transizione locale, se non lo inserisco nell'evento sto camminando, non in, cioè ne, nello stato sto camminando, se nello stato sto camminando non vado ad inserire l'evento mi tirano un pallone in faccia, quell'evento non verrà mai catturato e non passerà mai nello stato cado a terra. Okay. Viceversa però, se io quell'evento lo vedo come un evento globale, anche se non è tra gli eventi dello stato l'evento mi arriva il pallone in faccia, io quell'evento lo posso comunque catturare con questo sistema qui come evento globale in qualsiasi stato mi trovo posso ricevere un evento globale una cosa che succede indipendentemente da quello che faccio io che viene prevalentemente dall'esterno e che non dipende dallo stato in cui mi trovo che è proprio il caso del, della transizione globale start perché la transizione globale start la lancia il sistema e serve per far partire i game machine quindi Ogni volta che fate un game machine dovete fare questa cosa qua. Vedete che se adesso faccio play, questo stato diventerà eh, sarà contornato di verde. E che cosa significa questo, vedete? Questa cosa significa che eh, lo stato sta funzionando, cioè che il game machine sta funzionando e, e attualmente si trova nello stato standby. Chiaramente lo stato standby è l'unico stato che abbiamo fatto adesso, però ci dà l'idea del fatto che il game machine funziona, cioè se io qui la transizione globale la tolgo e faccio play, vedete non succede niente, lo stato non si aggiorna, quindi vuol dire che il game machine non è partito, quindi io rimetto la transizione globale start e il game machine parte, e vi accorgete che parte, anche perché se guardate a, a sinistra, tra le variabili, vedete che la variabile colore si sta aggiornando In modo randomico Problema Vedete? Però ragazzi in questo caso Se guardate la variabile colore Che si sta aggiornando ogni secondo In continuazione Ok? E adesso lo andiamo a risolvere comunque. Adesso lo andiamo a risolvere esatto Come facciamo? Vedete qua io ci ho messo Questo every frame Diciamo questa, questo parametro Bisogna disabilitarlo Se si disabilita Vuol dire che questa azione Viene eseguita una sola volta Nel momento in cui Lo stato cioè Nel momento in cui il game machine Passa in quello stato Questa action viene eseguita una volta sola E poi non viene eseguita più Mentre invece se io vado ad abilitare Every frame Questa azione sarà eseguita ad ogni frame Finché io rimango In questo stato Ok, quindi io questa la tolgo, e quando andiamo a fare play, ah scusate, devo mettere le variabili. Quando vado a fare play, vedete che la variabile si aggiornerà una sola volta. Ok, abbiamo avuto il numero 50. Ok, adesso mh, che cosa facciamo? Dobbiamo fare il cambiamento del materiale, giusto? Allora, in tempo già sta scritto. Capito? È simile al void start update in C Sharp in Unity? Ah, non avevo letto, scusate. Ok, certo. Capito? È simile al void start update nel C Sharp in Unity? Eh, in breve, sì, sì. Sono, in effetti sì. È, è concettualmente simile. Nel senso che quelle di Unity sono delle, mh, delle funzioni template che vengono, eh, che vengono chiamate dal sistema in determinati punti. Quindi allo start e all'update, qui in effetti c'è l'evento start che viene creato dal sistema e viene lanciato quando eh, l'oggetto viene Viene creato. Sì, è concettualmente è una cosa simile. Sì. Comunque, ragazzi, arrivati a questo punto, adesso che il codice funziona, ci dà un numero una volta solo. No. Ok, adesso bisogna. cambiare il fare... no, giusto? No. Adesso oh. bisogna fare un compare int, bisogna fare... Ah, per vedere se... Eh, ok, è maggiore adesso o minore. dobbiamo andare a vedere se questa variabile colore eh, che ha eh, immagazzinato questo valore randomico, dobbiamo andare a vedere se è maggiore o minore di eh, 50. 50, Quindi... sì, facciamo la metà. Eh, 50. Se è minore di 50 diventa tipo rosso, se è maggiore diventa blu, giusto? Sì, ho invertito, ho è invertito, uguale, va bene. Allora, per fare questo dobbiamo aggiungere un'altra action che eh, si chiama compare. Ci sono diversi tipi di compare, noi dobbiamo utilizzare il compare int perché siamo eh, come dire, stiamo avendo a che fare con numeri interi, quindi aggiungiamo e andiamo a vedere. Allora, il primo intero deve essere la nostra variabile colore, quindi clicchiamo su v e scegliamo colore il secondo intero sarà 50 eccolo qui ok tu quindi eh, andavi con gli eventi giusto allora io sì ho fatto così e poi, poi... Hai, hai, hai generato un evento giusto sì ho fatto okay. una... un booleano io ho creato c'è cioè, true Fa succedere qualcosa, se è false fa succedere una esatto, cosa, esatto, esatto. Ok, allora, ehm, innanzitutto, qua togliamo every frame perché anche questa eh, non deve essere eseguita tutti i frame, ma solo una volta in questo stato. Ok, adesso dobbiamo andare a creare degli eventi, giusto? Sì, ok, creiamo degli eventi. Allora, per creare gli eventi, passiamo nella tab Eventi e facciamo evento colore rosso. Giusto? Ho sì. premuto uno, Enter e direttamente per... e un altro colore blu. Se premi Enter direttamente, se premete Enter direttamente viene aggiunto automaticamente l'evento. Eh, ok, abbiamo creato questi due eventi. Adesso che cosa succede? Diciamo che quando il colore la variabile colore è uguale a 50 è uguale o maggiore di 50 la facciamo diventare facciamo blu si sì, è, è uguale questa è la base proprio adesso del sì. codice colore blu colore blu se è minore di 50 colore rosso ok quindi adesso abbiamo fatto praticamente eh, abbiamo generato, diciamo abbiamo creato dei nostri eventi e abbiamo fatto in modo che questo game machine quando succede una determinata cosa genera questi eventi ok adesso questi eventi ci devono portare in altri stati che, e in questi stati avverrà eh, diciamo il cambiamento di colore quindi se andiamo nello stato per esempio eh, che è la destinazione dell'evento colore rosso eh, deve diventare rosso. Se lo stato destinazione il colore blu diventerà blu. Quindi creiamo un nuovo stato, lo chiamiamo come lo chiamiamo? Colore rosso, colore blu. Esatto, rosso, <ride> mettiamo rosso. Di chiaro così non possiamo. Stato rosso, è stato blu. È stato blu. Ok. Adesso dobbiamo collegare questi stati, anzi guarda facciamo una cosa bellissima, rosso lo facciamo proprio rosso questo stato e blu lo facciamo blu così è ancora più chiaro, più ordinato, eh? più ordinato, bellissimo così, eh? ok. Adesso praticamente li dobbiamo collegare con il nostro stato di standby. Come facciamo? Facciamo che aggiungiamo una transizione, questa volta locale perché queste transizioni le abbiamo generate noi, questi eventi, le abbiamo generate noi e sono eventi che si verificano solo, che devono essere catturati solo quando si trova nello stato di standby. Quindi un evento è colore blu e lo colleghiamo con lo stato blu e un evento è colore rosso che andiamo a collegare con lo stato rosso. È indifferente il pallino dove andate a metterlo, è uguale. Blu e rosso. Ah, sistemiamoceli così, poi vediamo. Ok, allora quando si trova nello stato blu, deve diventare blu per farlo diventare e... blu. Anzi, facciamo ah. un'altra cosa prima: facciamo un'altra cosa. Andiamo a vedere a verificare se il tutto funziona. Andiamo a vedere, diciamo. E sicuramente non funzionerà. Sicuramente non funziona, vabbè, andiamo a vedere eh, se passa effettivamente in questi stati, ok. Quando premo, esatto, vedi? vedete, adesso è passato nello stato rosso, quindi presumibilmente diventerà cioè dobbiamo fare in modo che diventi rosso. Proviamo a, a rifarlo un'altra volta. Vediamo se diventa blu, è diventato blu, ok. Quindi vuol dire che diciamo, la variabile randomica funziona quindi una volta è blu, una volta è rosso, ok. Perfetto, adesso facciamoli effettivamente diventare rosso o blu. E andiamo ad utilizzare i nostri bellissimi materiali. Allora, quando è rosso, allora, eh, come vi ho spiegato all'inizio, potevamo utilizzare due sistemi: uno che era quello di utilizzare un unico materiale e cambiare il colore a quel materiale, oppure un, un secondo sistema era quello di eh, utilizzare due materiali e intercambiarli. Okay. Abbiamo deciso di utilizzare questo secondo sistema qui. Quindi, per fare questo dobbiamo eh, utilizzare la action eh, change material, giusto? Mi sembra una cosa del genere. Change object material. Ah, ok. Vedi lo sa meglio di Ma Michael di me, ok. Eccola qui: change ob voi quando non siete sicuri di un'action che state cercando, vi ricordate un nome così. Fate la ricerca e sicuro ve la, ve la trovate. Insomma, eccola qui: Change object material. Qui c'è la descrizione: Replace material of an object with the new material. È una beta. L'ho messa beta. Probabilmente forse manca qualcosa. Non lo so. Vediamo. Ok, aggiungiamo. Quindi il vecchio materiale. In questo caso, scusa, il vecchio materiale che è? Questo qua di default, no? No, dai direttamente magari un colore rosso. Perché così quando uno starta il gioco nessuno può premere subito. Ma qua siamo nello stato russo però. Allora. Il vecchio uh, materiale è blu. Dai, allora, Dai, al primo colore. Allora. Al cubo gli dai, che ne so, il colore di partenza. Un colore di partenza. Mm. E eh vabbè, questo è il diciamo, il materiale di partenza, questo qua dici? Quello normale? Sì. No, o dai anche già un colore o blu o rosso. Non importa Ah ok Allora facciamo eh, Facciamo blu eh, Allora questo lo devo mettere qua eh, Dove sta? Materiale Eccolo lì Mettiamolo qui E gli diamo il colore blu Va bene Ok Quindi adesso eh, Noi adesso siamo in rosso Stato rosso Quindi Il vecchio colore era blu Deve diventare rosso Giusto? Dicevi così? Sì, sì. E l'oggetto chiaramente è il nostro oggetto, la nostra custom entity. Poi vedremo un'altra cosa nelle prossime lezioni: nel caso che io ho più custom entity, questa eh, qui diventa una variabile. Cioè, diventa molto probabilmente. Anzi, in realtà, no, eh, posso anche toglierla, eh, questa la posso togliere eh, perché. Sì. Nel momento in cui è vuoto questo parametro si riferisce all'oggetto che possiede il game machine. Nel nostro caso l'oggetto che possiede il game machine è la custom entity, quindi possiamo anche... Eh, no, possiamo, dobbiamo eh, omettere questo parametro. Okay? Se ci fossimo riferiti a un altro oggetto diverso da questa custom entity, che è l'oggetto che possiede il, il game machine, allora avremmo specificato il nome dell'oggetto, ma in questo caso non dobbiamo farlo beh però potrebbero anche farlo potreste no, farlo vedete. però non, non conviene perché se io questo game machine lo voglio utilizzare su un altro oggetto è limitato lui, il game machine farebbe riferimento sempre a questo primo oggetto qui quindi sarebbe limitato se lo lasci libero questo parametro lui si, si riferirà sempre all'oggetto che possiede il game machine è come il, il tease machine. per chi è pratico di linguaggio c è come il dis del c++ o anche di c sharp credo sì, che sia così la almeno stessa abbiamo cosa. dato la spiegazione Just perché Luca. non dovrebbero metterlo esatto ok, okay. perfetto quindi eh, salviamo adesso allora, abbiamo, abbiamo la sistemato la stessa... il rosso ripetiamo la stessa blu. cosa col blu possiamo copiare blu. anche la l'action copiamo blu incolliamo però questa volta dobbiamo invertire i materiali, quindi qua mettiamo il rosso, giusto? Sì, e qua mettiamo il blu. Anche se lui all'inizio si trova blu, comunque va bene così. Vediamo un attimo se funziona. Ah, alla fine anche se lui si trova sul blu, se lui va sul blu è sempre blu. Non sì, cambia infatti. comunque il colore. Proviamo, proviamo a vedere se funziona. Ok. Andiamo a vedere. Tac rosso, ok. È diventato rosso. Tac sempre rosso. Tac, sempre rosso, eh, okay, che non cambia mai, 50% eh, <ride> ecco. devi vedere la variabile, eh, lo so. ecco qua, è diventato blu. Quindi funziona in effetti: una volta è rosso e una volta è blu, perché tanto alla fine, se è blu e blu, rimane sempre blu. Non esatto. gliene frega il codice. <ride> Vedete, l'ha cambiato stesso lui? <ride> è cambiato il colore che avevamo messo all'inizio, ma non ha importanza. Ok. Questo perché non c'è il sistema di frizz che verrà poi aggiunto No, vabbè, no, non è quello perché Sì, vabbè, anche quello No, ma no, in effetti no, perché uh, È cambiato il materiale, quindi Marci Non ho non... cambiato l'istanza del materiale Non lo so, sinceramente, però vabbè Sì, lo so, ce cioè, la faceva pure a me così <ride> A parte tu Ah no, perché, sì, sì, effettivamente sì Perché non abbiamo messo il frizzo. Proviamo a mettere il frizz giusto così, per fizio Il rosso chiudo eh sì, è come dicevi tu, insomma. dobbiamo mettere il frizz, sì, che poi questa è qui è una cosa che non ci sarà più il frizz nelle prossime versioni. Come no, eh. nel senso il frizz lo lascio che lo metterò eh, abilitato dall'inizio. Ecco, vabbè, è uguale, è uguale. <ride> okay. eh. adesso. Eh, che cosa dobbiamo fare adesso, Michael, allora, abbiamo, abbiamo impostato già il cambio del colore adesso. Esatto. Adesso bisogna creare un timer che fa rifunzionare la stessa indicazione più volte perché, se no, da lì rimane. Se, se va sul blu, rimane sempre blu, non ritornerà mai più rosso. Esattamente in caso. Okay. quindi il rosso. Quindi tu dici: aggiungiamo un timer dentro lo stato rosso in modo tale che ritorna in standby, giusto? Sì, dentro, sia dentro uno stato rosso, sia dentro uno stato timer, okay. ah, sia dentro allora. lo stato timer. Eh, scusa dentro lo stato blu, eh. okay. adesso cerchiamo il timer. Il timer sta qui, eccolo qua. Action timer questa action praticamente eh, fa un conto alla rovescia. No, no un conto alla scusate, sì. In effetti si sì, fa un conto alla rovescia eh, di tot secondi che indichiamo noi. Sì, Possiamo fare ogni secondo. tipo un 5 se... secondi? Seco... No, tanti. Un secondo basta avanza Ah, un secondo, ok. Ogni secondo. Diciamo, genererà un evento ok allora se noi non specifichiamo nessun evento in questo timer eh, l'evento che sarà eh, preso sarà questo qui vi spiego anche perché sarà l'evento finished allora l'evento finished è un evento che viene lanciato dal sistema ogni volta che uno stato finisce cioè ogni volta che uno stato ha concluso eh, i suoi calcoli e quando è che uno stato conclude i suoi calcoli quando o oh, tutte le sue action sono blu cioè every frame ha falso quindi vengono eseguite tutte quante diciamo eh, al primo frame e poi basta quindi vuol dire che lo stato esegue tutte le action e quindi finisce una volta che finisce eh, diciamo lancia questo evento finito che può essere catturato dal game machine stesso per esempio questo standby è uno stato che finisce subito perché tutte le action sono tutte blu sono tutte eh, every frame false ok lo stato rosso invece quando è che finisce? Quando finisce il timer perché il timer è una action che ha un tempo limitato, cioè nonostante sia, non sia blu, eh, diciamo, quindi viene eseguita per più frame, ma viene eseguita fin tanto che non finisce il tempo, questo tempo che noi andiamo ad indicare. Nel momento in cui termina il tempo, la action finisce. Finisce la sua computazione, i, su i suoi calcoli e quindi finisce anche lo stato perché non ci sono altre action che durano più frame rispetto a questa timer. Okay? Se qua avessi, avessi inserito una action con every frame abilitato, allora lo stato non sarebbe mai finito perché eh, quella action lì con every frame messo avrebbe impedito al timer di generare l'evento finito a meno che io non, av non, av non avessi messo un altro evento per cui qui invece di catturare finished io mi catturavo l'evento generato dal timer non so se è chiaro ma magari sarà più chiaro nelle prossime lezioni quando ci addentreremo di più nel game machine comunque basti sapere che comunque eh, la action timer viene eseguita per un tempo limitato che è questo tempo qua, questi secondi qui che vi vado a indicare, nel momento in cui finiscono questi secondi l'action la termina e se non ci sono altre action che devono essere eseguite per più frame il, lo stato termina, quindi lancia eh, l'evento finished, cioè l'evento finito. Okay? Quindi quando lo stato finisce, ha lanciato l'evento finito, io ritorno in stand-by. Sembai mi genererà nuovamente un altro numero randomico se va in blu. Io praticamente faccio la stessa cosa anche in blu. Quindi copio ed incollo l'action la anche in blu in blu andiamo a catturare eh, lo stesso evento. Eh, non... eh, just non a me noi non non ci sta andando, a me sta andando. A te sta andando. A me va Prova a abbassare la qualità Abbiamo Prova a abbassare la qualità a... sì. Apposta sta funzione Nelle ultime live Tanto la registrazione comunque ce la Sì sì Sarà comunque sarà. Vabbè. Tanto comunque il video lo mettiamo Lo postiamo poi su YouTube quindi uh, Va bene comunque Ok quindi Lo stato blu Quando finisce ritorna In Stand by ok eh, adesso si è bloccata adesso mi si è bloccata la live per, per un po mi si è bloccata oggi aspettiamo un attimo abbiamo, perché mi si è bloccata oggi abbiamo problemi noi allora no è che se, sì forse ho un, un problema io qui non lo so uh, comunque mi si è bloccata la live vediamo un attimo io mi fermo quando vedo che si blocca la live mi fermo un attimo perché così uh... ok Vabbè, proseguiamo ehm, Salviamo il game machine E adesso proviamo un attimino per a Proviamo a vedere se Questa logica funziona Ok Premiamo play Ok, rosso, blu Rosso, blu Blu, blu, blu Rosso, ok Funziona perfettamente ragazzi Ok, usciamo. E però, il tutto. dimmi, dimmi, Michael. Se posso dire, senza mettere tutte quelle freccette, si poteva anche non metterle. Uh, in che senso? Nel senso che tu volevi usare allora, le cose globali. Se tu vai, no, se tu vai su blu, per esempio, si, sì. una cosa. Allora, se tu vai su blu e sul timer metti. Che appena finisce ritorna a start... ...non c'è bisogno che mettiamo le freccette. Okay. Ah, cioè tu qua... ...il timer metti start? Sì. Ah, okay, okay. ah, ragazzi, questa è una cosa a cui non avevo mai pensato. In <ride> effetti... ...Michael dice... ...se tu utilizzi l'evento start... ...siccome questo Game Machine... ...prende lo start come... Uh, ...evento globale... ...quindi ogni volta che viene generato... ...un evento start... Uh, il game machine indipendentemente da quale stato si trova va a finire qui sempre in standby perché standby cattura lo stato l'evento globale quindi in qualunque stato si trova il game machine se io lancio un evento start il game machine ritorna in standby perché standby cattura l'evento start che è un evento globale lo cattura in modo globale quindi se io qua blu vado a mettere Invece di lasciare vuoto, metto start e qui tolgo finished. Ok? E faccio la stessa cosa anche in rosso. Oh cavolo, mi si è... No, mi si è bloccato. Questo è... Ah... Vabbè, devo riavviarlo perché mi si è bloccato. Questa è una cosa che succede con le combo box. Meno male che ho salvato. Vabbè. Una cosa che succede con le combo box, ogni tanto eh, si blocca Cioè non, non è andato in crash, si è bloccato Vediamo un po', non mi ricordo come si sbloccava C'era un sistema per sbloccarlo ma non mi ricordo, vabbè eh, Vabbè, devo riavviarlo ragazzi, niente di preoccupare Vedete, cioè funziona comunque Solo che eh, si è bloccato la combo box, va bene Allora, riavviamolo un attimo, scusate ragazzi, eh Qualcuno potrebbe pensare che è andato in crash, non è vero, non è andato in crash. Semplicemente si è bloccato si è bloccata la combo, è un bug che ancora non riesco a, a, a risolvere, quindi vediamo, magari mi viene il colpo Bravo. di genio, e lo riesco a risolvere. Verrà risolto. Sì, sì, sì. Allora, questa qui l'abbiamo salvata, giusto sì, meno male. Ok. Sì. Quindi stavamo dicendo se io qui eh, diciamo qua sta funzionando perché non ho messo il freeze ok allora se io qui tolgo finished sia qui che qui e dentro vado a mettere start start lo metto qui e lo metto anche qui significa che sia l'evento rosso che l'evento sia che lo stato rosso che lo stato blu generano l'evento start che essendo un evento che viene catturato in modo globale dal, dallo stato standby ogni volta che il game machine riceve l'evento start in, indipendentemente ne, nello stato in cui si trova in quel momento ritorna nello stato standby quindi facendo questa cosa funziona come prima sì. solo Vedete? che abbiamo tolto le freccettine solo che abbiamo tolto una freccetta che effettivamente è, diciamo poteva creare confusione. Quindi bravo Michael, grazie per Le sono le cose unite, cioè precise. <ride> bravo, bravo. Ok. Quindi adesso il prossimo passo? Adesso facciamo che al click del mouse, quando il cubo è blu, viene dato un punteggio. Quindi al click del mouse quando è blu viene dato un punteggio. Perfetto. Allora il click del mouse. Adesso ritorniamo alla cosa che vi ho spiegato la volta scorsa, che sarebbe la mappatura dell'input quindi possiamo anche lasciare questi comandi qua così se volete li potete cancellare, fate un po' voi insomma come ritenete eh, meglio. Tu li hai cancellati questi qua? No, li hai lasciati così. No, no, li ho lasciato tanto non ci interessa. Non è che... Allora, quello che ci interessa è creare una nuova action una action che eh, diciamo creiamola, che chiameremo come vogliamo chiamare eh, eh, azione, azione, cioè che non sono, azione, click. Action, <ride> click chiamiamola azione, ma facciamo azione, anche se abbiamo già l'action, facciamo azione lo facciamo in italiano Vabbè, azione. tanto per... Tanto per far imparare ragazzi come si crea esatto. un input. Ok, quindi adesso selezioniamo azione e aggiungiamo che cosa? i tasti che sono corrispondenti all'input all azione. Quale tasto vogliamo fargli premere? Abbiamo detto il tasto sinistro del mouse. Vogliamo fare quello? Mouse sì. button 0, mi sembra giusto? Sì, mouse button 0 al tasto sinistro. Ok facciamo ok e abbiamo configurato il nostro input adesso ogni volta che premiamo il tasto sinistro del mouse il game machine può catturare l'input eh, eh, l'input azione che noi abbiamo chiamato azione come si fa allora dov'è che eh, dobbiamo, dobbiamo eh, si è bloccata di nuovo la live scusate ah ok Rimettiamo. Allora, dov'è che vogliamo mettere questo, questo check, Michael? In realtà c'è un sistema per farlo, molto molto semplice. Io Però... l'ho messo quando è sul blu, ho dato un evento. Quando è sul blu. Ok, noi potremmo, potremmo fare anche una cosa molto più... Però magari la vediamo nella prossima live, facciamo una cosa avanzata, un po' più avanzata. Sì, dopo nella prossima live andiamo anche a migliorare questo. Codice. Esatto, esatto. Andremo a migliorare il codice Esattamente Vabbè Allora Quindi tu dici Andiamo a vedere eh, Se preme il tasto Quando Si, si trova nel, nello stato blu Sì Perché giustamente Quando si trova nello stato blu Se premi Mi aumenta lo score Se invece premi Quando si trova in rosso Mi esce sì. il game over Ok Giusto? Sì Ok Allora Quindi Adesso siamo già in blu aggiungiamo una nuova action questa qui è l'action che serve per catturare l'input eh, vediamo un po' input get input action ma mi sa che si è bloccata di nuovo possibile no giusto puoi confermare che va ancora la live confermi perché io ho una serie di problemi oggi mannaggia Continuo, uh, continuiamo così, vediamo, ok, allora, uh, la action per catturare l'input action è getInputAction Ok, uh, getInputAction Ok, adesso vedete che questa action è every frame. Questa la dobbiamo tenere every frame. Perché il ah, detto comunque eh, tasto che fa. No, no, sì, io... sì, ho visto. Ho visto. Uh, get input action è una action every frame, cioè che viene eseguita ogni frame, perché noi abbiamo bisogno di scansionare l'input a ogni frame. Perché io non so quando è che il, il giocatore premerà il tasto. Quindi, questa è every frame, questa qui, se noi avessimo lasciato il timer con uh, l'evento vuoto, questa qui Avrebbe bloccato l'evento avrebbe bloccato lo stato, quindi è stata giusta il suggerimento di, di Michael che ha suggerito di uh, far uh, lanciare al timer l'evento start, che okay. in questo caso, uh, questa get input action può essere eseguita a ogni frame, tutti i frame, e non blocca lo stato, perché a un certo punto, dopo un secondo, il timer lancerà l'evento start che farà ritornare il game machine al, allo stato standby. Ok, quindi l'input action qual è? Abbiamo detto azione. Ok, quindi adesso in questo caso ogni volta che io premo il tasto sinistro del, il tasto sinistro del mouse eh, viene rilevato viene l'input azione. Ok, ora... Eh, eh, mh, dobbiamo, ecco a questo punto, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare in modo che venga generato un evento, tipo evento successo, no? evento incrementa il punteggio, una cosa del genere, giusto? Giusto, Michael, mi senti? Sì, eh, io chiedo sempre a te perché l'hai sì, fatto tu. Um... Allora, credo che si possa fare in questo creato, modo ho no? creato un nuovo evento chiamato score proprio esatto esatto quindi noi dobbiamo generare eh, quindi in, in questo caso cioè se io premo il tasto azione quando è blu eh, mi, mi deve incrementare lo score. lo score quindi sarà tipo un evento score un evento successo una cosa del genere che, me, che mi porterà poi il game machine dentro a un nuovo stato che mi andrà a incrementare lo score, giusto? Sì. Allora ha detto che si sta ribloccando la live. Ok. okay. Oggi... Eh, vabbè, oggi è così, ragazzi. Vabbè, io cerco di andare di dilungarmi nelle cose così. Eh, eh, diciamo, evitiamo. Che vi perdete qualcosa. No, è un problema nostro, Justin. Just è un problema nostro, per forza. Eh, sarà sicuramente un problema nostro. mio ha chiuso tutto. Eh, anche se c ho, c ho, gigabit e, ho gigabit. Che cavolo, però, vabbè. Vale a capire. Allora, ehm, stavamo dicendo, quindi, siccome noi vogliamo che quando si, ehm, il cubetto si trova nello stato blu il player preme il tasto azione eh, viene incrementato lo score il punteggio allora a questo punto noi creiamo un evento evento successo per esempio che eh, porterà dallo stato blu in un nuovo stato che sarà uno stato aumenta punteggio uno stato punteggio eh, si è bloccata di nuovo uno stato punteggio eh, io mi fermo un attimo perché mi sa che mi si è bloccato, eccolo qua uno stato punteggio, ehm, il quale eh, stato punteggio andrà a incrementare il punteggio, poi vedremo come si, si realizza questa cosa del punteggio, ok. Quindi andiamo a creare un nuovo evento che chiameremo successo, evento successo, ok, quindi abbiamo che quando premo il tasto. Azione che secondo la mappatura dell'input corrisponde al tasto sinistro del mouse, deve essere generato un evento successo. Ok, fino ad ora ci troviamo. Perfetto, adesso andiamo a vedere dove deve andare a finire il game machine quando io quando si è avuto un, un successo, no? quando io ho premuto con successo. Uh, il tasto sinistro del mouse e creiamo uno stato che chiameremo. Punteggio. In realtà ci sarà uno stato punteggio e anche uno stato game over. Immagino, giusto mm. Michael? Penso che sia è... oh, no, ok, si è ripresa. Penso che si era bloccata prima, ah. credo che ci, sia... ci sarà anche uno stato eh, diciamo game over. Vabbè, poi vedremo, sì. Sì, eh sì, ma oggi mi sa che arriviamo allo score perché se si blocca sempre, comunque. Vabbè, vediamo, eh. vediamo, vediamo. Allora, eh, ok, quindi adesso dobbiamo fare in modo che dallo stato blu dobbiamo passare nello stato punteggio. Quindi lo stato blu Devi catturare l'evento successo e portarlo in punteggio. Ok. Poi punteggio praticamente deve ritornare in stand-by, immagino. Sì, sempre col classico Way. Quindi il classico col timer l'hai fatto tu? Sì, sì, sì. Mm. Vabbè, io perché lo chiamo wait. Aspetta. Possiamo anche fare in un altro modo. Eh? Possiamo anche fare direttamente una send event che lo Allora, fa... già sta chiesto, il punteggio verrà mostrato tramite UI? Sì, 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 sì. tramite la GUI, sì, sì. Verrà mostrato tramite. Si è bloccato un attimo. Un'altra volta lo stream. Vabbè. Verrà mostrato tramite la QI, sì. esattamente. E vi farò vedere come si fa. Eh, allora possiamo fare. Possiamo anche utilizzare una send event, che dici? Oppure rimaniamo sul timer, così non diamo troppe no. informazioni. Rimaniamo sul timer. Sì, okay. oggi comunque okay. sì, sì, è stato detto abbastanza. Infatti, utilizziamo di nuovo il timer, questa volta meno di un secondo, facciamo 0.1. Secondi così è velocissimo e sì. gli facciamo andare a eh, lanciare sempre eh, l'evento start in modo tale che non dobbiamo fare riparte altri collegamenti, zero. giusto? E, e riparte sempre da zero il codice in breve, esatto? Riparte sempre da, da standby, ok? Quindi riparte sempre da start, perfetto. Quindi adesso se io vado a fare start, allora. Comincio un po' a giocare. Nel momento in cui diventa blu, se premo, deve andare in punteggio. Vediamo un attimo. Eccolo qua. Ho premuto. Ah, cavolo. Eccolo qua. Punteggio. Perfetto, perfetto. Funziona. Punteggio. Tac. Punteggio. Ok. Diciamo, si sta già concretizzando un minigioco. Eh, mi piace questa cosa. Ok. Adesso, che cosa dobbiamo fare? Adesso dobbiamo far visualizzare il punteggio a schermo. Sì. Ok. Ti serve allora, una variabile. Innanzitutto, esatto, creiamo una variabile, questa volta la creiamo globale però. Io la farei globale, perché non si sa mai. Sì. Quindi creiamo una variabile. la l'ho fatta anch'io, globale. Ah, creiamo una variabile globale che chiamiamo punteggio. e la facciamo intera ok punteggio ok adesso nello stato punteggio questa variabile la andiamo ad incrementare con una funzione di add int con la, la action add int la action add int andrà a aggiungere al variabile punteggio l'intero 1 e andrà a eh, scusate, aspettate un attimo che si è bloccata la live. Aspettiamo un attimo, sì, prossima eh, live la sistemiamo. Ok, adesso eh, quindi questa action add int andrà a sommare alla variabile punteggio il valore di 1 e in output avremo sempre punteggio, nel senso che il nuovo valore sarà eh, immagazzinato nuovamente in punteggio. Di fatto, sì. abbiamo incrementato la variabile punteggio. Questa qui non è every frame, perché deve essere fatta una sola volta, perché sennò no va a finire che ti do troppo punteggio <ride> quando, quando vai a premere. Ok, quindi adesso facciamo un piccolo: eh, come dire un piccolo test per vedere se effettivamente la variabile punteggio viene incrementata vediamo un attimo il punteggio è 0 1 2 3 ok 4 perfetto e viene incrementata questa è una variabile globale quindi il punteggio adesso rimane 4 anche se io eh, sono uscito cioè se adesso rientro il punteggio è 4 ok allora se volessimo andare a eh, diciamo reinizializzarla, secondo me. Eh, vabbè il discorso si complica un po'. Perché dovremmo andare a eh, se no, non conviene usare la, una variabile globale. Secondo me dobbiamo usare una locale. Perché, se no, non abbiamo la possibilità di eh, non possiamo usare il giochetto tuo dello start. Tu come hai fatto, Michael? Non l'hai fatto in effetti, mm, no. Vabbè Però questo no. magari lo vediamo Però quello che pensavo io da fare è Quando viene chiuso il gioco Si resettava la globale Vabbè quello quando viene chiuso il gioco Si resetta, non è quello eh... In effetti si resetta Quando viene chiuso il gioco Quindi, Ma mi sa so di no No? No, eh... no. In realtà non no quando dire... viene resettato il gioco Quando viene resettato il game machine probabilmente eh, però non, non so se c'è un evento. Sapete, non, non so se c'è un evento eh, Shutdown oppure Destroy, forse c'è, non mi ricordo. Vabbè, poi la vedremo un'altra volta questa Ehi. cosa. Al momento non Adesso ce ne interessiamo. Andiamo a uh, chiudere il punteggio e la UI esatto, il punteggio. Andiamo, andiamo a, esatto, a visualizzare il punteggio eh, nella GUI. Quindi andiamo a mettere mano nella GUI. Sì. Poi quando faremo Game Over, vedremo come resettare il punteggio. Uno perde, esatto, esatto, per quel gioco fa, viene far, sì. ok. Allora uh, andiamo in GUI. Uh, per creare uh, allora, innanzitutto per creare la GUI dobbiamo istanziare per forza l'oggetto GUI, quindi creiamo l'oggetto GUI che sta qui, eccolo qua, inseriamo l'oggetto GUI. Ah, ce l'avevo già. Eh, chiaramente ragazzi se ehm, l'oggetto GUI ce ne può stare solo uno in ogni scena quindi se lo hai già creato l'engine stesso e, e tenti di crearne un altro lo stesso engine ti dice guarda che ce ne ce ne già, già ce ne sta un altro quindi va bene l'avevamo già creato va benissimo perché questa è la GUI dell'altro esempio che aveva il puntatore va, ben va bene lo stesso ok uh, per diciamo aggiungere nuovi widget alla gui nuovi bottoni label eccetera eccetera utilizziamo il tool widgets questo qua allora tu che cosa come l'avevi fatto con una label o con un bottone Con no, la, la label, la label. ok allora aggiungiamo un nuovo widget add widget Uh, come non lo aggiunge add widget perché non lo aggiunge class add widget eh, non mi aggiunge i widget uh, vuoi dire che è un problema della nuova release eh, è strana sta cosa vediamo un po' update add widget allora se faccio clone widget ah a clonare me lo clona vabbè vabbè poi devo indagare su questa cosa ok allora vabbè questa è una label quindi facciamo un punteggio chiamiamo questo widget punteggio lo posizioniamo dentro a lo posizioniamo sopra, quindi vertical align sarebbe l'allineamento verticale, meno 1 è sopra 0 è centro 1 è giù. Ok, quindi andiamo in meno 1, ok, qui togliamo questa cosa il testo. Eh, se vuoi ci possiamo mettere anche un bordo, vediamo un po' dove sta. Border border, eccolo qua Gli mettiamo che ne so, un border eh, giallo, si sì, poi aggiungi il okay. numeretto 0. Perché sennò. <ride> eh, vabbè, aggiungiamo il numeretto 0 giusto per capire. Possiamo anche cambiare, un po' se ho dei font più carini. common fonts areal big, per esempio, questo qua che non mi sembra molto carino, però aspetta. Ah, allora, text. Size, lo facciamo un po' più grande questo punteggio, eccolo qua. Ok, va bene. Allora andiamo a vedere nella scena: dovrebbe uscire, non, non mi ricordo. Vediamo un attimo. Si, sì, esce 0, eccolo qua. Ok, anche se questo bordo non mi piace proprio. Quindi togliamolo. Allora, salviamo la scena. Ok. Adesso, adesso andiamo a. Vedere come Aggiornare Il uh, punteggio uh, Tu Michael hai fatto un game machine Per la GUI o Il punteggio l'hai aggiornato direttamente dal, dal cubo Allora mi pare che avevamo fatto Allora all'inizio il game machine Dentro al cubo ma poi siamo passati Il game machine nella GUI Ecco perché avevamo usato una variabile globale Ah, ok, allora perfetto. Quindi adesso quindi la gestione del, della GUI ehm, viene, si, si, può, si può fare la, la gestione della logica di una GUI solitamente la si fa andando a creare un game machine e ad agganciarlo all'oggetto GUI questo qui che abbiamo creato all'inizio quindi Uh, andiamo sempre in nostro gioco semplice Creiamo un nuovo game machine Lo chiamiamo... Punteggio oh. Punte, Punteggio Lo chiamiamo punteggio E... Uh, lo andiamo a... Agganciare al... Eccolo qua Ah, qui ci ho lasciato... C Ho lasciato la. Questo è un vecchio parametro, non funziona più. Il nuovo è questo qui, è Game Machines. Vabbè. Devo aggiornare un po' questa. <ride> devo, inserir... devo mettere qualche patch a questa versione. Comunque. Ok, quindi abbiamo inserito il Game Machine, diciamo, nel, nella nostra GUI, e adesso dobbiamo eh, cambiare il valore. Che si trova dentro la label punteggio da questo game machine qua. Come al solito, creiamo lo stato di standby e inseriamo sempre la transizione start per farlo partire. Ok, adesso eh, credo che eh, Ah no, in effetti siccome abbiamo usato una variabile globale praticamente questa cui eh, questo game machine va, andrà a leggere a ogni frame il contenuto della variabile globale e prenderà quel contenuto e lo andrà a copiare nel testo della, della label. Quindi molto semplicemente io qua vado a. Uh, inserire una, una action se non mi sbaglio vediamo un po' una action correggimi se sbaglio Michael set widget uh, set widget tu avevi provato con uh, uh, int value giusto non funzionava giusto mi pare che non funzionava allora allora mh, allora dobbiamo cambiare il testo della label quindi ci serve prima convertire la variabile score che è la variabile punteggio che è un intero la dobbiamo convertire in una stringa e inserirla in una variabile stringa quindi utilizziamo una variabile locale in questo game machine che chiamiamo stringa punteggio di tipo stringa o anche testo punteggio vabbè, uguale e Eseguiamo prima una action per convertire eh, il valore intero in una stringa quindi string. Dovrebbe essere string to int, int to string, string to int. Eccolo qua quindi la stringa sarà stringa punteggio. No, che ho fatto? string, no, int to string. Scusate eh, allora, int to string: int to string. To string, eccola qua allora, quindi la variabile è la variabile globale punteggio, che è un intero, la vogliamo convertire in una stringa. Quindi questo, questa, eh, questa action converte in stringa e la va ad inserire nella stringa stringa punteggio, che è locale a questo game machine qui. Lo facciamo ad ogni frame perché c'è bisogno di farlo ad ogni frame perché noi ad ogni frame dobbiamo aggiornare, dobbiamo leggere il valore di punteggio e eh, convertirlo in una stringa e copiare questa stringa nel testo della label. Quindi andiamo a inserire la set widget, se non mi sbaglio era set widget text o set widget no non c'è non c'è uh, testo ma c'è string value Sì, questo qui è set widget string value perché chiaramente la label aspettate che sia un attimo bloccato la label è un widget che ha come valore una stringa no? perché visualizza un testo a schermo quindi il valore che devo cambiare in questo widget è il valore stringa. Quindi aggiungiamo set widget string value e inseriamoci la variabile stringa punteggio stringa, stringa punteggio. No, scusami, il widget, no, questo è il widget, scusate. Il widget sarebbe ah, che non me lo trova. E eh, qua c'è un problema comunque. Eh. Il widget non me lo vede. Eh, questo è, è un problema allora facciamo così. Secondo me bisogna riavviarlo perché c'era questa GUI che era vecchia, e secondo me questo è il problema. Eh, posso tentare, vediamo un po'. Tentiamo di, vediamo un attimo se me lo fa cancellare. Non me lo fa nemmeno cancellare. Secondo me, ah, eccolo qua me l'ha cancellato. Allora facciamo l'update, può essere che magari adesso funziona, vediamo un po'. Sì, adesso funziona. Quindi c'era quella cosa che dava fastidio, ok. Punteggio perfetto qua, ok. Quindi diciamo che in generale eh, quando vedete che qualcosa non funziona fate sempre update della GUI ok. Ok, quindi qua eh, il valore stringa, il valore stringa punteggio. Cioè il. Ah no, ma questa è una get string, no? Io devo fare la set. Scusate, io devo fare la set widget set widget string value. Quindi set widget string value, eccola qua. Quindi il widget è il nostro punteggio. E gli devo andare a settare come testo. Quindi come valore stringa. Il contenuto di stringa punteggio, quindi a questo punto diciamo eh, il widget punteggio che si trova nella cui avrà come testo sempre il valore eh, della variabile globale punteggio. Quindi adesso se io vado a fare play, vedete parte da 4 perché siamo partiti dal punteggio 4. Quindi se io vado a premere, diventa 5, 6, 7, 8. Vabbè, io adesso premo sempre perché tanto non c'è il game over. <ride> ok. Va bene allora adesso ritorniamo giusto? Ritorniamo nella nostra Custom man, nel nostro cubetto e dobbiamo fare una cosa simile quando si trova nello stato di rosso. Perché se premi quando ti trovi nello stato rosso deve uh, deve avvenire il game over quindi. Io direi di copiare esattamente questa input action nel rosso. Ok? Solo che invece di avere l'evento successo cambiamo e mettiamo un altro evento fallimento oppure game over forse è meglio? Anzi no, fallimento. Fallimento. Quindi qua se vai a premere quando è rosso non c'è un successo ma c'è un fallimento quindi viene generato l'evento fallimento che dovrà por portare non allo stato punteggio ma allo stato game over scusate si è bloccata di nuovo la live che palle questa live stasera questa questo mm. fatto stasera ok eh, allora creiamo un evento un, uno stato game over lo facciamo Nero come la morte, game over, e adesso qui passiamo, facciamo in modo che quando siamo nello stato rosso e avviene l'evento eh, fallimento, il game machine passa nel game over. Ok, il game over. Che deve fare il game over Che gli facciamo fare al game over gli, gli Facciamo ripartire Sì per adesso facciamolo Facciamo ripartire da zero il punteggio Giusto? Sì, per sì Esatto Quindi molto semplicemente Inseriamo pure qui un timer Che lo riporta A start Però Mi sa che prima del timer Ci dobbiamo mettere un assign Int Cioè Dobbiamo assegnare, quindi facciamo copia e pasta qui e qua lo togliamo. Dobbiamo assegnare il valore zero, ehm, giusto? Valore zero alla variabile punteggio. Giusto? Sì. Ah, eh, la parte che muove non l'avevamo fatta. <ride> non l'avevi fatta? No. Ah, ok. Va bene, eh, però qua mi sembra valore 0, assegna int, assegna un intero... Uh, which assign inter... Ah, ok, ok, assegna un valore intero, zero alla variabile punteggio, quindi in effetti stiamo facendo che quando si preme sul rosso viene generato l'evento fallimento che ti porta nel game over, il quale game over a 0 alla variabile punteggio e poi ti fa ripartire vediamo se funziona se funziona diciamo abbiamo chiuso il nostro giochino allora facciamo play oh, ho fatto 17 punti allora se adesso clicco quando è rosso dovrebbe resettare il punteggio ok si resetta il punteggio e ricomincio da capo quindi 1 2 reset ok Credo che sia tutto qui oggi, no? Sì, sì, abbiamo fatto, fatto un'ora e mezza bene, di live. Un'ora e, un e mezza di live va benissimo. Quindi, ok ragazzi, quindi oggi abbiamo visto come fare questo giochino molto molto semplice utilizzando Game Machine. Nella prossima live lo amplieremo. Avevamo in mente di eh, Fare in modo di creare più cubi Ma anche un cubo e una sfera Oggetti diversi che cambiano colore E magari Magari possiamo fare che Assumono diversi colori Eh si è bloccata la live Aspettate un attimo scusate eh, Io mi fermo eh Quando si blocca la live mi fermo così Ok è ripresa ok eh, secondo me dobbiamo aumentare il buffering quando ci sono queste cose eh? ah, quando abbiamo questi problemi comunque vediamo la prossima volta e allora eh, stavo dicendo la prossima volta potremmo fare che non solo abbiamo, un, abbiamo più cubi ma anche delle sfere in generale eh, si è bloccata un'altra volta abbiamo dei cubi e delle sfere in generale che Magari possono eh, non solo diventare blu, ma anche diventare giallo, verde, eccetera, eccetera. Ma quando diventano rossi c'è il game over. E quindi, e poi magari potremmo fare che ehm, c'è un cursore. Quindi, eh, il giocatore deve andare a cliccare sopra l'oggetto. Che okay? potremmo fare una cosa del genere. Quindi, va a cliccare sull'oggetto eh, che magari è diventato del colore. Quindi premendo ha il punteggio se no eh, diventa cioè, se no c'è il game over potremmo ampliarlo in questo modo vediamo, vediamo ok ragazzi ragazzi vi ringrazio tantissimo per eh, avermi seguito eh, in questa live e ci vediamo venerdì prossimo alle 19 eh, a meno che non succeda qualcosa per cui però vi faccio sapere su Discord ok ragazzi alla prossima Grazie a, a tutti. Ciao ciao. Ciao. Alla prossima.